qua. Siamo i ragazzi del presidio Francesca Morvillo. E oggi siamo qui in Piazza Don Gallo, prima tappa del tour dei beni confiscati. Il tour dei beni confiscati è un percorso nel centro storico di Genova che conta diverse tappe, costituite da saracinesche confiscate alla criminalità organizzata, le quali sono state dipinte durante gli ultimi anni. Su questi schermi è già capitato di parlare di che cos'è un bene confiscato, ma anche della legge 109 del 96 che ne prevede il riutilizzo sociale. Si è poi parlato della confisca Canfarotta, di cui la maggior parte delle nostre saracinesche fanno parte, e del cantiere per la legalità responsabile, una rete di associazioni che ha costituito un tassello importante per la realizzazione di questo percorso. In questa sede vogliamo portarvi con noi in un vero e proprio tour virtuale, un viaggio nel centro della nostra città che ci mette a contatto con l'identità del territorio, con quella cittadinanza attiva che sa organizzarsi e creare spazi di resistenza, creatività e bellezza. Un bene confiscato è abbattere i muri dell'indifferenza. Camminiamo con i piedi per terra e gli occhi rivolti al cielo. Pragmatismo e concretezza da una parte, aspirazione ad un mondo diverso e migliore dall'altra. Queste frasi rappresentano bene quello che è stato Don Gallo per la nostra città e per il quartiere del ghetto. La piazza a lui dedicata è un simbolo di inclusione e di cittadinanza attiva, e se oggi la vedete così bella è grazie all'associazionismo. Il verde nella piazza è curato soprattutto dall'associazione Princesa, fortemente voluta dal Gallo come strumento per l'emancipazione del movimento trans. La Serrano di Via della Maddalena 116R è stata dipinta dai ragazzi di Anemo. Anemo è un progetto di Libera che segue i ragazzi dell'area penale in un percorso di giustizia riparativa, un cammino di crescita, definito da loro stessi un punto di ripartenza. Peppino Impastato ha combattuto la mafia, non con le armi, ma con le parole. Parole di libertà, parole di resistenza, parole di bellezza. E il tour dei beni confiscati serve anche a questo. Serve a ricordare la bellezza che si cela dietro questa realtà sociale complessa. E quale posto migliore se non proprio davanti al viso di Peppino Impastato?